L'opera è Corrado Giaquinto, pittore del Settecento, pieno rococò, è l'allegoria della pace e della giustizia. Quale luogo migliore se non il Tribunale di Varese? E questo, diciamo, questa architettura meravigliosa, ottocentesca, dove ho inserito un ingrandimento del quadro, perché il quadro in realtà è ovviamente molto più piccolo, ma è molto più ricco di dettagli, si sviluppa non in verticale ma in orizzontale, e quindi ho voluto focalizzare, diciamo, il lavoro sulle due figure centrali del quadro, ed ecco che questo è il risultato. Sono molto contento, lo spirito è stato veramente vivo e molto unito con il procuratore, la dottoressa Borgonovo, con il sindaco di Varese. Siamo rimasti in contatto mentre lavoravo, il presidente del tribunale, tutte le persone, i lavoratori, Silvia Nanni. Ecco, diciamo, abbiamo fatto una bella squadra e sono molto soddisfatto di questo, che reputo uno dei miei più bei lavori. Ci ho messo 7 giorni di lavoro, fra Natale, ho iniziato il 27, poi è passato il Capodanno, ho consegnato i lavori praticamente il 7, però in tutto, se conto i giorni, sono 6 giorni di lavoro. Prossima opera? Prossima opera, devo tornare a Parigi per un altro lavoro. Sono appena tornato da Parigi, devo ritornare a Parigi perché lavoro spesso con la Francia e sono ben contento però di tornare a Varese, dove sono nato. Ci saranno molti lavori sulla provincia di Varese quest'anno.